meraviglioso battistero pisano, costruito nel 1152 dall'architetto Diotisalvi, che dovrebbe essere anche l'architetto della famosa Torre di Pisa, nome anche emblematico vista e considerata la pendenza della torre stessa. Questo battistero è meraviglioso nella sua nitida ed essenziale semplicità. Siamo riusciti ad arrivare sin qui, in alto, percorrendo una scala interna molto ripida, e da qui vediamo questo anello circolare costituito da queste colonne di cui si possono vedere i capitelli corinzi e che sorreggono appunto questi archi a tutto sesto, i quali formano proprio l'anello che poi è percorribile anche da noi che ci siamo posizionati a questo punto. Poi seguono ovviamente delle aperture monofore fino ad arrivare poi alla cupola, il cui rivestimento parziale di lastre bianche, stando alle fonti, qui ovviamente non è possibile vederlo, bisognerebbe essere all'esterno, potevano essere un punto di riferimento marittimo anche per le navi che, avvistando questo punto di luce, in un certo qual modo avevano una sorta di riferimento come se fosse un faro. Una struttura architettonica molto imponente, nata dalla commistione di più stili, e che ospita al suo interno anche il famoso pulpito di Nicola Pisano. In questa situazione scultore, in questa occasione scultore, ma che poi insieme anche a Giovanni Pisano sarà il capomastro che proseguirà i lavori cominciati da Diotisalvi.